meno 3, meno 2, meno 1, via! Quello centrale. Un capodanno del Mugnaio molto particolare, con un annuncio da parte del ministro Lollobrigida, 17 milioni di euro per investire sul grano tenero, quello che Caputo comunque sta facendo in questo campo. Sì, noi dal 2016 sosteniamo la filiera perché crediamo che sia il vero italiano di qualità, perché oggi dire italiano non basta, ma c'è bisogno di un grande studio, e noi abbiamo costruito una filiera del know-how straordinaria. Siamo partiti dalle ricette della pizza, del pane, della pasta, quindi diciamo di quelli che sono i prodotti della nostra gastronomia, con la nostra molino di prima trasformazione siamo andati nel campo, nello studio del seme, quindi abbiamo creato dei semi e dei grani che sono ideali per le nostre ricette. Quest'anno abbiamo aggiunto la sostenibilità, il progetto insieme all'università permette di rendere questi campi estremamente sostenibili attraverso dei concimi, dei mezzi tecnici molto leggeri e molto naturali, quindi italiano di grandissima qualità ma soprattutto molto sostenibile. E il governo se ne sta accorgendo di questo gran lavoro degli imprenditori italiani? Devo dire, avere qua il Presidente della Camera e il Ministro Lollobrigida, qualcosa che ci ha toccato profondamente, vuol dire che si è sulla giusta strada, vuol dire che anche le istituzioni riconoscono e, come dire, mettono un bollino importante al lavoro che noi a volte facciamo sotto traccia per tanti anni. All'improvviso esce fuori ed è una grande festa, una grande gioia, ma soprattutto un grande orgoglio per il nostro territorio. E come sapete, per me questa comunque è anche un po' famiglia, no? E soprattutto mi è capitato qualche mese fa di vedere su Rete 4 una trasmissione. Ho detto, ma guarda che Carmine non ha mai invitato al Capodanno del Mugnaio. Allora gli ho detto, oh, ma questa roba, voi fate questa bella cosa in aree agricole eccetera, non mi ha mai invitato, e quindi gli ho chiesto di poter venire, perché io comunque sono di famiglia agricola, soprattutto da parte di mia mamma, avevo tutti i parenti con i campi eccetera, ricordo bene le mucche, i cavalli, le galline, soprattutto mi divertivo un sacco, perché fondamentalmente l'agricoltura è quello da cui tutti più o meno veniamo, è la nostra terra, è il nostro territorio, è il nostro amore, la nostra identità, la nostra tradizione, e sentire quella trasmissione che ho visto, sentire il racconto di questo mulino, sentire parlare di identità, di tradizione, di famiglia, a me sinceramente, vi devo dire la verità, mi ha commosso profondamente. Quando andiamo in giro per il mondo e vediamo la farina Caputo, per me comunque è un grande orgoglio, e penso che sia un orgoglio dell'Italia vedere i nostri prodotti nel mondo che sfondano, che sono amati, che sono apprezzati, che per noi non rappresentano solo un prodotto da vendere, ma rappresentano la nostra identità, il nostro valore aggiunto, la forza dell'Italia. È una filiera maggiormente rappresentativa. Il Covid prima, la guerra dopo ci hanno insegnato che dobbiamo iniziare dalle filiere tradizionali. Poi quello che sta facendo l'azienda Caputo è davvero encomiabile, leader mondiali in un settore, ma soprattutto leader in una modalità gestionale che include anche gli agricoltori, che non sfrutta gli agricoltori ma che li accompagna anche verso l'innovazione, verso la sostenibilità ambientale. Quindi davvero un gran bel progetto, e mi fa piacere condividere con loro questo momento di grande crescita, soprattutto etica. E ho raccolto volentieri l'invito della famiglia Caputo a venire, ma devo dire che la descrizione del presidente di quello che era l'evento e l'importanza che rappresentava è stata decisiva, perché ho dovuto lasciare oggi i lavori della conferenza internazionale sulla fame nel mondo alla FAO per una cosa che ritenevo valida. Allo stesso modo, io i signori Caputo li ho incontrati uno a New York, uno a Dubai, in fiere internazionali dove promuovevano Italia, promuovevano il loro prodotto. Da imprenditori questa è la loro missione, noi produciamo eccellenza. Perché produciamo eccellenza? Perché nel tempo, grazie a tante contaminazioni, a radici profonde della storia, insomma, queste terre, il professore ricordava, rappresentano una fase storica nella quale la civiltà si è creata, quella della fase ellenica, romana, che hanno portato una cultura
che poi è stata ripresa in tutto il pianeta. Allora dobbiamo richiamarci a queste tradizioni profonde che ci hanno permesso di avere dei prodotti eccezionali, trasformazioni primarie e secondarie eccezionali, capacità anche di metterle in tavola. Sui fondi della sovranità alimentare abbiamo dedicato un capitolo apposito di 17 milioni. Se allora io spero il prossimo anno, nel centenario del mulino, che qui non ci siate solo voi, tanti giornalisti, le tante autorità presenti, i tanti che hanno avuto modo negli anni di affezionarsi a questo evento, ma ci siano gli studenti delle scuole, ci siano gli studenti dell'università, ci siano tutti coloro che devono capire che l'agricoltura è una grande occasione dal punto di vista occupazionale e anche di soddisfazione.